Amici di Camichele.eu, rieccoci. Ogni anno abbiamo questa, ormai da tanti anni, ci ritroviamo a fine aprile per portare a conoscenza i tanti nostri amici che ci stanno guardando attraverso le nostre telecamere di quello che sarà l'appuntamento per te denominato il più importante di tutto l'anno. Della vita. Di tutte le feste grammichelese, questa è la festa più importante. Emblema della rappresentanza di noi grammichelese, la festa dei santi patroni. È questa quella che stasera, presso la sede qui dell'associazione Devoti San Michele e Santa Caterina, nei locali della Chiesa Madre, in compagnia del cofondatore Francesco Tornello, dando grazie ancora una volta di averci dato la possibilità insieme a te di presentare il programma e di ospitarci in questa. Grazie a voi. Ormai Francesco, dopo tanti anni, siamo io e tu e io, e chi se siamo, non possiamo fare altro. Però l'importante è che anche quest'anno attraverso la nostra telecamera vogliamo andare un po' a presentare quello che sarà il grande programma dei festeggiamenti. Ogni anno il programma... Allunghiamo prima o poi, tu lo sai. Siamo a cinque facciate. Io ero quello dei manifesti, va bene, ma lasciamo perdere. Francesco, ci prepariamo a vivere questo grande appuntamento, pochi allora, giorni. Sta attento a chi lo chiama domani, perché siamo vicini, no, e quello, ti posso colpire. Okay? Quello poi eventualmente, ma tu lo sai dove va a cadere il discorso, eventualmente quello poi lo diciamo. Allora Francesco, una grande serie di appuntamenti, ci prepariamo ad aprire i festeggiamenti giorno 28, domenica, sì, per poi portarci fino alla grande apoteosi, dalla grande uscita dell'otto, trionfale dell'otto. Io come sempre non ti voglio interrompere, intanto partiamo su una cosa seria, come stai intanto? Bene. Andiamo verso la guarigione, tutto a posto, e viva Maria. No, anche perché tutto che ti ha visto in questi giorni, ti ha visto bazzicolante. Eh sì, ho sostenuto un intervento e quindi per ora andiamo verso la guarigione, sto bene, ringraziando a Dio, i santi in paradiso ce l'ho, quindi ne approfitto, dato che mi ha detto questa cosa qua, che era una cosa che volevo dire durante l'intervista, di chiedere aiuto e di chiedere la protezione ai santi patroni, perché soprattutto per noi grammichelesi, che sono il nostro punto di riferimento, la loro protezione e il loro aiuto, se viene chiesto col cuore, c'è. Questo è un messaggio che volevo mandare a fine intervista, però dato che mi hai detto questa cosa sulla salute, ho voluto dirlo. Anche perché intanto diamo le condizioni, facciamo la cartella clinica e poi ti lascio a fiume aperto, continuo tranquillamente su quello che sarà il programma. Allora Francesco, cosa ci riserva l'edizione? Allora, mi sbaglio, sono 20 anni? È 20 anni che lo portiamo a spalla. Ah, ok, mi ricordavo. 2004-2024. 20 anni che lo portavate a spalla dalla prima volta quando uscì anche dalla chiesa di San Leonardo, ti ricordi benissimo. San Leonardo è 2011. Ne è passato tempo, sì, e ne avete viste tante. Quest'anno sarà una grande festa, un grande programma ricco di eventi. A te la parola, Francesco, non ti disturbo. Allora, iniziamo tutto il 28. Faremo un corteo dallo Spirito Santo alle 18:30 con le autorità, le confraternite, la rappresentanza della confraternita delle associazioni. Entreremo alla matrice, ci sarà l'apertura solenne della Cappella dei Santi Patroni, la messa, e poi noi metteremo i simulacri sull'altare principale. Lì staranno fino al giorno 8 maggio. Ogni giorno ci saranno le messe, le parrocchie, i gruppi che verranno ad animare le celebrazioni eucaristiche. Arriviamo al 4 pomeriggio, dove ci sarà il raduno dei bambini del catechismo cittadino alle ore 16 dentro la chiesa madre. E poi il 5 è domenica, e quindi abbiamo organizzato una giornata di attività. Dopo 24 anni ripristiniamo l'antica cincana dei trattori alle 11:30. La cincana, oramai diventata tradizionale delle vespe, sarà alle 15. Poi c'è un raduno di macchine la mattina, d'epoca un raduno pomeridiano, la staffetta con la polisportiva la mattina alle 9. Alle 19 l'inaugurazione della mostra molto particolare, che vi invitiamo a visitare perché ci saranno esposti tutti i lavori che in questi 22 anni dell'associazione abbiamo fatto sia alla matrice che alla chiesa dell'Immacolata. E alle 19 inizierà la serata dell'arte con tanti artisti, e la serata dell'arte inizierà alle 19 davanti al comune e terminerà intorno alle 21:30-22. Lo spettacolo degli sbandieratori è previsto per le 21:30 davanti alla matrice.
Il momento che tutti aspettiamo è giorno 5 maggio alle 19:30, all'uscita trionfale dalla Chiesa dell'Immacolata e l'inizio della festa patronale. E come l'Immacolata arriverà in piazza, ci sarà l'accensione delle luminarie a tempo di musica, con i fuochi d'artificio e con due gran michelesi che suoneranno dal vivo, che sono Gigi e Gino. E dopodiché l'Immacolata entrerà dentro la Chiesa Madre, ci sarà la messa solenne, ci sarà il Vescovo Manzella che celebrerà e poi noi collocheremo l'Immacolata tra San Michele e Santa Caterina. Piccolo particolare, nei giorni prima che l'Immacolata arriva alla Matrice, San Michele e Santa Caterina sull'altare sono posizionate larghe perché noi diciamo stanno aspettando l'Immacolata. Come arriva l'Immacolata siamo tutti presenti. Il giorno, quindi domenica, la Sagra dei Dolci, ci sono tantissime attività. Venite in piazza, partecipate, seguiteci, che sarà tanta festa per onorare i nostri santi patroni. Il 6 sera, una serata di comicità, ci sarà una scuola di danza che si esibisce, la scuola d'arte che farà una breve sfilata e poi Max dei Fichi d'India, una persona meravigliosa che ho conosciuto l'anno scorso al Tanca dove lavoro io e gli ho chiesto io personalmente di venire qua. Perché avevo piacere, perché ho guardato il suo spettacolo e mi è piaciuto tanto e quindi mi fa contento che avviene. Questo è il 6 maggio. Il 7 sera inizia l'agitazione a Gran Michele, perché arrivano 26 maltesi di Zeitun, arriva il dito di Santa Caterina, perché i maltesi a Zeitun hanno un dito di Santa Caterina, su un reliquiario bellissimo. E quindi arriveranno. Il 7 sera c'è la messa con il Vescovo Pennisi, alle 20 la riunione con tutti i portatori e tutti coloro che hanno fatto una promessa, vogliono portare i santi patroni a spalla. Vi aspettiamo martedì 7 maggio alle 20 dentro la chiesa. Invece la riunione dei devotini è il 7 maggio alle 15:30 dentro la matrice, sempre. Quindi la sera messa, il dito sarà esposto e poi una grande cover band, i Parsifal, una cover band premiata dai Pooh, perché per la voce, per la bravura, ci aspettiamo e sarà una bellissima serata. L'8, oltre ad avere i 26 maltesi di Zeitun, che per noi è un grande onore averli qua a Gran Michele e fare questo gemellaggio con la filarmonica di Zeitun dedicata a Santa Caterina, che sono gli organizzatori della festa. L'8 maggio la mattina ci sarà il nostro vescovo, ci saranno i cavalieri di Malta e ci sarà un principe per la prima volta che assiste alla nostra festa, è il principe con i cavalieri di Malta, ci sarà il gran priore dei cavalieri di Malta, comunque è 12 paesi che verranno perché c'è il dito di Santa Caterina, 12 comunità che hanno dato la conferma che saranno presenti e che parteciperanno alla processione. Quindi la processione di quest'anno sarà particolare perché alle 19:15, quando inizieranno a uscire le confraternite, usciranno 12 rappresentanze di 12 paesi diversi. E l'8 maggio alle 12 c'è il carretto siciliano con i suonatori dal vivo davanti alla matrice, la mattina, come dicevo, la messa solenne, firmeremo il gemellaggio, ci saranno degli encomi per ringraziare delle persone che hanno fatto tanto per la festa patronale. Il pomeriggio alle 5, alle 17 la benedizione dei bambini e poi 17:30 la messa, alle 18:30 circa finirà e poi ci sarà per la prima volta la lode ai santi patroni, testo scritto dal professor Palermo e musiche composte dal professore Travagliante, eseguito per la prima volta dal coro di Mineo, Santa Maria Maggiore, poi l'inno ai santi patroni con le due bande e poi circa alle 19:15 inizierà la processione. La processione che ritornerà al percorso tradizionale, perché Palazzo Fracapane è stato liberata la strada, quindi faremo il tradizionale che passiamo dalla piazza e tocchiamo i sei sestieri, in modo che i santi patroni benedicono i sei sestieri. Francesco, ti voglio interrompere, mi sembra questo il momento giusto per dire questa grande novità di quest'anno: i santi patroni ritornano sul mezzo motorizzato, giusto? Ritornano sulla Jeep come ogni speriamo anno, mai. Quindi speriamo mai. Ancora noi ci crediamo e ci speriamo, siamo in tanti a credere. Non
Mai paura e siamo vicine. Cioè, di solito abbiamo fatto interviste di fronte, ora invece siamo vicine e non di spagna. È un movimento che rivogliamo la jeep, la rampa, tutto, i camper, come ai vecchi tempi. È tanto bello che ci sono tutti questi giovani che vengono, tutti quei bambini, tanti si stanno prenotando. Io lo devo portare. L'altro giorno un devotino mi ha detto: io ho portato 3 anni la Varetta, ora quest'anno porto l'Immacolata. E ho guardato l'altezza e ci disse: sì, avevo portato l'Immacolata perché è troppo alto. Stavamo scherzando, questo per dire che ancora una volta questa bellissima voglia di tanti concittadini, tanti giovani, tanti bambini di stare sotto la vara, non solo dei santi patroni, ma dell'Immacolata e dello stesso reliquiario che staranno tutti in processione. Sì, perché una cosa che ho dimenticato, che è importantissima, è che il 5 domenica, tutto il giorno ci sarà il reliquiario della Madonna delle Lacrime. E la mattina celebrerà Padre Aurelio, che è il rettore del santuario, e la sera sull'Immacolata, sulla vara dell'Immacolata, ci sarà il reliquiario della Madonna con le lacrime e sarà portato a spalla dai devoti. Giorno 8 invece il reliquiario col dito di Santa Caterina sarà collocato sulla vara dei santi patroni e quindi saranno portati in processione. Tutta la processione, il percorso è quello tradizionale, al rientro ci sarà l'accensione delle luminarie, per la prima volta ci sarà uno spettacolo straordinario perché sarà presente una ditta di Lucca Sicola che porterà gli effetti, macchine laser, macchine del fuoco, tante cose particolari, insieme ai fuochi d'artificio, insieme alle luminarie e poi suonate dal vivo con i tamburi, sarà un qualcosa di particolare. E poi rifacciamo il mapping. Ci sarà il cortometraggio che racconterà la storia della festa dal dopoguerra ai giorni d'oggi e poi dentro la chiesa il sorteggio e poi a mezzanotte quest'anno ritorniamo a sparare i fuochi al commerciale. C'è la famosa calata di tutte che scendono a piedi così. Io sicuramente ho dimenticato qualcosa perché il programma è ricco e ci sono tante cose. Io ho vissuto la festa dei santi patroni con Gianfranco che nella chiesa non entrava nessuno, c'ero Camio, c'ero Pulmino, lo vedo anche dalla faccia di Luca De Gregorio quando facciamo le riprese del cortometraggio, che mi dice: ma chi è un Pulmino? Perché comunque alcune cose sono impensabili, cioè che la chiesa era un garage. Quindi il ringraziamento assoluto va a tutti i ragazzi, a tutti i bambini che invece di gignarsi in robe come facevano prima il Gran Michelese, si mettono una camicia bianca e pantalone nero e vengono a portare a San Michele, a Santa Caterina, all'Immacolata. E poi un ringraziamento speciale va a tutti i Gran Michelesi che contribuiscono, perché ricordiamoci che tutto quello che tu vedi scritto in questo volantino è fatto con lo sponsor, con la donazione, con la raccolta, con tutto quello che raccogliamo, noi lo mettiamo insieme e da quello che noi realizziamo, che è un qualcosa di grande, da quello che noi realizziamo una parte va destinata alle opere durevoli. Per esempio quest'anno abbiamo restaurato e fatto pulito e fatto una conservazione della vara antica che è esposta al comune. I santi patroni che erano stati restaurati 11 anni fa avevano dei graffi, si era rotto un dito da Santa Caterina, l'abbiamo fatto sistemare. Cioè, nel senso, noi abbiamo messo dei battescopi alla matrice che non c'erano e abbiamo sistemato il garage. Cioè, ogni anno noi cerchiamo di regalare qualcosa alla chiesa o comunque di fare qualcosa in modo che rimanga, perché non ne potremmo spendere tutta a luci, boom, banne, cantanti e vari, anche se cantante ci riuscirò. No, anche su quello stiamo lavorando. Tempo, quest'anno lo sai, tempo. Non ci siamo impegnati, l'anno dammi scorso ci siamo tempo. Impegnati sul cantante e ci siamo riusciti. Dammi il tempo. Quest'anno quando tu hai pubblicato circa qualche mese fa che cercavi una jeep, un furgoncino, noi era poco cortometraggio. Ci stavamo credendo, per le riprese, disgraziato, era poco cortometraggio. E allora, come quello che hai potuto dire nella parte finale, è importante la partecipazione di tutta la città. La città come ha risposto durante la raccolta, l'acquesto, con gli sponsor? Allora, il problema è solo che è aumentato tutto in maniera disumana. Cioè, nel senso, ti faccio un esempio, il punto luce in piazza è passato dal 2019, pagavo 150 euro, 140 euro in quegli anni,
2 anni fa 770 euro, l'anno scorso 550 euro. Ci sono, le offerte orientativamente sono quelle, perché comunque sono 8 anni che organizzo la festa, quindi non è che dici le spese sono tante, però io ho fiducia, una cosa è certa. Quello che è la festa oggi è una festa di devozione, perché prima ci pensava il comune, quindi pagava tutto il comune e i gente se taliavano, se ingegnavano in robe, se taliavano i boom e poi se taliavano cantante. Oggi tutto quello che c'è, anche un fiore, è perché tu mi hai dato l'offerta, perché lui mi ha dato lo sponsor, poi sponsor, che ci sono sponsor che partono da niente a sponsor che danno di più. Però questo è una cosa che viene fatta, cioè, nel senso, io non organizzo una squacciapallone, una sagra, una festa. Io organizzo una cosa religiosa che è di devozione. Quello che uno ci spera occorre. Tanti di noi mettiamo i soldi, ma li mettiamo con la mano chiusa nella cassetta guardando i santi, e quindi usano solo ide chi lo facciamo dato. E poi, certo, mi piacerebbe fare il cantante al set, eh? Francesco, Non permettimi. sono sincero, però io con quello che raccolgo nel paese è impossibile che devo anche pagare quello là. Speriamo, io sto cercando di studiare qualcosa con le radio, ce l'ho nella testa un qualcosa per riuscire a portare un bel nome a Gran Michele e fare un bel cantante il 7 sera, anche se secondo me quest'anno i Pars faranno un bellissimo spettacolo. Piano piano, piano, facciamo a Francesco, campare. permettimi, mentre che tu, giustamente da paciere, da persona di chiesa, ringrazi gli sponsor per quanto stanno collaborando e stanno contribuendo. Permettimi, dal lato quello cittadino, una tiratina d'orecchio ogni tanto agli sponsor la dovremmo fare, perché giustamente vediamo un programma di quasi 10 giorni di attività. Una cosa è sponsorizzare un programma di 10 giorni di attività, una cosa è sponsorizzare un evento di 2 o 3 giorni. Quindi anche il contribuente, anche il cittadino granmichelese, la sponsorizzazione potrebbe seriamente pensare ad aiutare quelle che sono 10 giorni di grande attività fatti con sacrifici, fatti con cuore e fatti con passione. Ringraziamo, Allora, ringraziamo Francesco, prima di Maria. andare a chiudere, noi ancora una volta, come ogni anno, come facciamo da tantissimi anni, che ci dà la possibilità di trasmettere le immagini della festa dei santi patroni in giro per il mondo attraverso le nostre telecamere. Ormai da alcuni anni stiamo aggiungendo sempre qualche particolare. L'anno scorso abbiamo nascosto una piccola telecamera a La seguire la nascondiamo anche quest'anno. processione, poi abbiamo l'anno scorso fatto tante piccole cose. Anche quest'anno ci darà la possibilità di seguire i festeggiamenti in diretta sul nostro sito giorno 5 maggio, con l'arrivo dell'Immacolata e tutte le manifestazioni che ci saranno in piazza, per poi continuare con i vari collegamenti nei vari giorni, e poi giorno 8 con la grande festa, tutto in diretta sul nostro sito. Che è una fortuna questa cosa che tu riprendi e che metti tutto online, perché poi io, quando arrivo in Sardegna Non hai niente e no, a mi comincia la malinconia che San Michele si finì, perché io parto con una tristezza infinita che è finita tutta la festa, perché io tutto l'anno cosa faccio? Studio minuto per minuto, secondo per secondo quello che è la festa. Ogni giorno c'è del tempo fare. E poi dedicato ai l'8 Santi di ogni Patroni. mese a noi ci fai il conto alla rovescia. Poi me ne vaio e quindi mi talio e mi rendo conto di quello che accade, perché è così tanto, e c'è tanto fuoco nel cuore quei giorni, che ti azzera i ricordi e la mente, quindi non ti ricordi niente. Però poi me ne addugno e talio, ah, da fici chilo, da fici un chilo, da fici un l'altro. Perfetto Francesco, andiamo a chiudere. Appuntamento, grande festa dei santi patroni di Gran Michele, San Michele, Santa Caterina e Uscite, l'Immacolata. uscite, venite in La gente piazza, ne ne esce. scemo in casa, basta televisione, basta cellulare, ne scemo, facciamo festa. Francesco, una battutina me la concedi? Se vuoi rispondere, di che viene la festa di quest'anno? Di mercoledì. Quindi la gente ne esce magari mercoledì, Ne esce, giusto? non a Perché nascere, magari a che non. nascere, a nascere domenica, lunedì, martedì e mercoledì, Quindi queste non quattro c'è, sera. magari che mercoledì A ustisso, ne nascere, esce di San Michele, gente. San Nascere. Anche il mercoledì le persone seguono le Ah, va, funzioni. a E monete. basta, questo così. Allora, amici di Gran Michele, andiamo a chiudere. Questo è stato il piccolo invito che abbiamo voluto fare scherzosamente presso la sede dei devoti qui nel locale della Matrice, col cofondatore Francesco Tornello, per presentare i festeggiamenti dei Santi Patroni 2024 dal 28 aprile fino all'8 maggio. Venite in piazza, venite a Gran Michele e, come dice sempre tu alla fine, viva! Isanda Pagiuno. Buona serata a tutti.